Buon pomeriggio a tutti quanti, amici e amiche del Ciaurino Club, sono Antonio Mascarados. Dato che ho notato che in molti bar e attività commerciali ancora è uso l'utilizzo della mascherina, ma non per motivi socio-politici sanitari, ma bensì per motivi proprio di sudditanza e servienza. Perché, breve pillola per chi non lo sapesse, ai tempi dei nostri grandi avi romani, quando c'erano i patrizi, in buona sostanza, che con i farisei misero in croce Cristo, i signori, per l'appunto i patrizi, che andavano nei circhi a divertirsi guardando gli schiavi e i cristiani mangiare da leoni, ebbene, in questo modo di divertirsi, poi questo spettacolo stuzzicava la fame, rientravano nei loro casati e andavano nelle loro luculliane tavole a mangiare. Dove? Ecco, bene, la mascherina ora arriva. La servitù li serviva, ma in quell'azione di servitù utilizzava un panno davanti la bocca, tenuto con dei nastrini ben dietro la testa che non si sarebbe dovuto muovere nel momento in cui lo schiavo avrebbe avuto, no, le mani impegnate. Perché questo? Perché il patrizio, pensate sti cazzi romani, non voleva neanche che l'alito del suo schiavo potesse annidarsi nell'ambiente nel quale lui poteva appena appena restare, perché poi lo schiavo andava, lasciava la roba e schizzava via. Non dovevi stare lì davanti al padrone, non era mica una adunata. Ecco, avete capito quindi la concezione dove nasce la vera nozione della mascherina, ovvero noi storicamente, se consideriamo l'anno zero come la nascita della storia, possiamo asserire che la prima mascherina nacque a Roma. Pertanto, concludiamo questo messaggio con 2 minuti, la prima mascherina nacque a Roma ai tempi del